bel delfino, eh? Ma chi è il più bel delfino che c'è qui? Mo chi è? È un delfino a cui piacciono le coccole. È vero che piacciono le coccole? Facciamo anche i saltini per le coccole, eh? Facciamo anche i saltini, da quanto siamo contenti, eh? Vero? 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 Vero, 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 vero. Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion. Io sono sempre, questa è la mutanda dell'altra volta, sono sempre NeoGeo82 e questa è la nostra retrospettiva, sì, su Wonder Boy, Wonder Boy, in Wonder Boy, sulla retrospettiva di Wonder Boy su Sega Master System. E il capitolo di oggi è, ah sì, Wonder Boy in Dragon's Trap, che è una sorta, insomma, è il seguito, insomma, Wonder Boy 3 in Dragon's Trap. Questa gioco è una, dobbiamo dire che è uno dei giochi più belli per la console Sega Master System, infatti viene da molti appunto segnalato come il gioco più bello per questa console. E stranamente però questo gioco non è stato incluso nella Vintage Collection, appunto, di cui parlo sempre, di Monster World. Molto strano, proprio perché è il seguito diretto di Wonder Boy Monster Land. Infatti non si capisce perché non abbiano voluto mettere, infatti perché la storia riprende esattamente dove finiva Monster Land. Non lo so perché, insomma, adesso vedremo, insomma, vi farò vedere appunto cosa, come si struttura questo gioco, anche perché molti elementi torneranno anche nei Wonder Boy successivi. Bene, non togliamo troppo tempo alla video recensione e passiamo subito a Wonder Boy The Dragon's Trap. Westom continua a sviluppare i giochi della saga di Wonder Boy per conto di Sega. Siamo nel 1989 e questa volta non c'è una versione da sala da adattare. Wonder Boy 3 The Dragon's Trap esce solo in Occidente e solo su Master System, cioè la piattaforma 8-bit di casa Sega. È il primo episodio della serie ad uscire esclusivamente su console e questo si riflette anche sul gameplay, come vedremo tra poco. Dal punto di vista della trama, Dragon's Trap riprende esattamente da dove finiva Monster Land, con il nostro eroe Book, il quale senza una spiegazione plausibile si ritrova con una chioma tinta di verde, che arriva spavaldo e armato di tutto punto al castello del terribile Dragon Mecha, pronto a rompergli il fondoschiena metallico. La prima fase del gioco è molto simile all'ultimo livello di Monster Land, ovviamente semplificato per non scioccare il giocatore. Notiamo subito che Book è al massimo delle sue capacità, non subisce praticamente danni dai nemici che incontra, la sua spada reca un danno veramente alto e lo scontro col drago metallico è davvero semplicissimo. I problemi arrivano proprio quando l'immonda creatura sarà sconfitta, perché essa lascerà una maledettissima maledizione che colpirà Book trasformandolo in un uomo lucertola. Da qui parte una precipitosa fuga dal castello che sta collassando su se stesso. Dopo questo semplice prologo, il nostro eroe si troverà a fare i conti con questa nuova maledizione che lo ha colpito. Infatti la trasformazione in uomo lucertola non solo gli ha tolto la spada ed equipaggiamento, ma anche ridotto drasticamente la sua vita. Da qui inizia il gioco vero e proprio. A differenza di Monster Land, non saremo più costretti ad affrontare una serie di livelli chiusi in se stessi, ma saremo davanti a un'unica gigantesca mappa liberamente esplorabile, proprio come in un classicissimo Metroidvania. Insomma, un gioco simile a Metroid. In realtà non saremo liberi di andare dove ci pare, dato che per accedere alle varie zone del mondo dovremo essere dotati di abilità molto specifiche. Come si fa ad acquisire nuove abilità? Presto detto. Il Mecha Dragon non era l'unico drago in circolazione. Ce ne sono ben 6 e dovremo raggiungerli ed eliminarli uno alla volta. Ogni drago sconfitto ci colpirà con una nuova maledizione, trasformandoci in un altro essere ibrido. Ci sono un totale di 5 trasformazioni, ognuna dotata di un'abilità particolare. L'uomo lucertola può sputare palle di fuoco dalla bocca, quindi attaccare a distanza. Il piccolo uomo topo ci permette di passare in pettrugi molto stretti e di arrampicarci su blocchi quadrettati. Con l'uomo piragna potremo nuotare liberamente nell'acqua. Con l'uomo leone avremo a disposizione un fichissimo attacco offendente. Mentre con l'uomo uccello, l'uomo falco, potremo volare come fringuelli nel cielo, bypassando tutti i nemici. Un ruolo molto importante poi lo gioca l'equipaggiamento. Torna infatti l'inventario già visto in Monster Land, questa volta però è completamente navigabile. Potremo comprare in giro per il mondo spade, scudi e armature, ognuno con le sue statistiche, i suoi pregi e i suoi difetti. Ma sta proprio nelle statistiche stesse la vera novità che vira la saga verso il gioco di ruolo.
Questa volta infatti dovremo trovare armi e armature sempre più potenti e buttare sempre un occhio ai numeri per scoprire quale equipaggiamento si rivelerà più efficace. Ma l'impronta RPG non si esaurisce qui, perché non saremo capaci di acquistare tutti gli items da subito. Ogni singola armatura, scudo o spada, per essere comprato richiede un preciso punteggio in charm. Il fatto è probabilmente dovuto all'antipatia che i negozianti avranno nei nostri confronti. Dite la verità, se voi foste un maiale tabagista con la benda all'occhio, vendereste mai la vostra preziosa spada a un uomo piragna come questo? Quindi, per acquisire un equipaggiamento più performante, dovremo aumentare i nostri charm points nell'unico modo possibile, recuperando delle particolari gemme chiamate Charm Stones. Infatti, tra i vari oggetti droppati dai nemici o che troveremo nei forzieri ci sono monete, cuori e anche queste curiose gemme arancioni. Più Charm Stones raccoglieremo, più aumenta il nostro fascino. Più aumenta il nostro fascino, più i negozianti saranno disponibili a venderci dei belli oggettini. Trovare più gemme possibile, quindi, sarà uno dei compiti secondari più pregnanti, proprio perché ci permetterà di potenziare il nostro personaggio. Come dicevo, ogni abilità di ogni mutazione ci permetterà di accedere a zone vietateci in precedenza. Ogni zona porta a un nuovo scontro ad un nuovo drago. La sequenza con cui sbloccheremo le nuove metamorfosi è lineare, quindi dopo tutto la libertà di esplorazione non è poi così vasta come potrebbe sembrare, ma nulla ci vieta di tornare sui nostri passi, magari in aree già visitate in precedenza, proprio per raggiungere alcuni punti che prima c'erano vietati. Il backtracking infatti è stimolato sia dalla voglia di trovare nuovi segreti o stanze nascoste, magari percorrendo una zona già esplorata con nuove abilità, sia il bisogno di recuperare le gemme necessarie per crescere il livello, sia per trovare il particolare negozio che vende l'oggetto giusto. La cosa antipatica però è che non potremo mai sapere cosa i negozianti ci venderanno di preciso finché non avremo lo charm necessario. La cosa può sembrare insignificante, ma in realtà rende l'esplorazione molto frustrante, perché saremo costretti ad andare per tentativi in giro per la mappa perdendo un sacco di tempo senza sapere bene se il viaggio che stiamo facendo varrà la pena o meno. Ovviamente, andando avanti nell'avventura avremo la possibilità di accedere a particolari stanze che ci permetteranno di cambiare forma animale switchando tra quelle già sbloccate. Alcuni punti segreti infatti potranno essere raggiunti solo combinando tra di loro le varie abilità delle bestie. Oltre all'equipaggiamento poi tornano le solite armi secondarie. Palle di fuoco, tornadini, boomerang e fulmini. Fanno la loro comparsa anche le frecce, comodissime per sbarazzarsi dei nemici volanti. Dragon's Trap è un gioco che limita i suoi aspetti arcade a favore di un'esplorazione più libera. La città iniziale ci farà da punto di partenza, o da hub, come si dice in gergo. Da qui avremo tutti i principali accessi alle varie zone, sbloccabili tramite le varie abilità delle metamorfosi. Ci saranno anche una serie di negozi, con in vendita armi non accessibili da subito, un'infermeria e la chiesa. Quest'ultima è di vitale importanza perché è il luogo che permetterà di salvare la nostra partita, dandoci una lunga password da immettere all'avvio del gioco. In realtà è davvero scomodo segnarsi e mettere una password così lunga tutte le volte. Ma la password non è l'unico fattore frustrante. Infatti, il level design non è perfetto. Le varie zone sono molto lunghe e diverse volte dovremo affrontare sezioni ripetitive con l'unica variante di alcuni mostri. Morire in uno scontro contro un drago è davvero frustrante perché saremo costretti a ripetere lunghi percorsi più e più volte. Saranno di vitale importanza quindi le pozioni, che, come nel primo Monster Land, serviranno a ricaricare la nostra vita quando staremo per morire. Collezionarne il più possibile e imparare dove acquistarle sarà di vitale importanza per evitare di ripetere più volte gli stessi punti. Ottimo il comparto audio, che presenta effetti azzeccatissimi e soprattutto una colonna sonora d'eccezione, tanto da guadagnarsi il titolo di migliore colonna sonora dell'intera serie, nonché una delle migliori dell'intera softeca del Sega Master System. Nonostante tutti i difetti, Dragon's Trap è un gioco davvero appassionante che riprende il concept di Monster Land e lo espande costruendo un piccolo action semplice e immediato dalle meccaniche interessanti con un certo accento sull'esplorazione e il backtracking. Per certi punti di vista potrebbe essere visto come un ispiratore di alcuni giochi come Demon e Dark Souls. Non a caso è considerato uno dei più bei titoli per la console 8-bit Sega. Bene, bene, popolo di YouTube, questo era Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, un gioco a cui io sono particolarmente legato, un gioco che mi piace tantissimo, l'ho giocato tantissimo in passato e anche nel presente,
Vi ricordo che non è presente nella Vintage Collection, però potete comunque recuperarlo sulla Virtual Console del Wii. L'hanno messo, quindi c'è ovviamente la sua versione Master System e basta, insomma, non ho altro da dirvi. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata dove tratteremo di Wonder Boy in Monster World. Bene, ok, salutate il più bel delfino, ecco The Dolphin, e niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao.